In questa lezione ti mostrerò l'effetto sonoro che potrai ottenere aprendo il Charleston durante l'accompagnamento per la durata di un solo sedicesimo. Comincerai ad esercitarti con quattro esercizi da eseguire con la sola mano destra, poi con la sola mano sinistra e infine con entrambe le mani a colpi singoli. Come ho già detto, ripeterai gli esercizi con l'altra mano e con entrambe le mani a colpi singoli, curando attentamente la precisione sul tempo e la dizione dell'apertura del Charleston. In seguito, ripeterai ancora gli esercizi con tutte e tre le diteggiature, aggiungendo la cassa, il rullante e cassa e rullante insieme. Ecco un esempio. Questo era un esempio solo con la cassa e poi proseguirai come ti ho detto. Dovrai fare attenzione, accompagnando in sedicesimi con due mani, nel momento in cui ci sarà la necessità di suonare nel medesimo istante un'apertura di Charleston e un colpo di rullante. In questo caso dovrai eseguire l'apertura del Charleston con la mano sinistra, destra se sei mancino. Ecco un esempio. A questo punto, dopo che avrai completato tutti gli esercizi, potrai applicare aperture di Charleston in sedicesimi, in ottavi o in quarti in andamenti ritmici un po' più complessi. Ora ti mostrerò alcuni esempi, ma in ogni caso potrai e dovrai inventarne altri. Buon divertimento!